Appunto, diceva il dottor Saputo, è una parte critica, no? Quella della crisi nel sistema attuale dei servizi. Assolutamente. Come la Volevo inquadrereste? parlarvi un po' della cornice all'interno del quale si inserisce proprio questo pensare, no? Al progettare il centro crisi. Sappiamo tutti che il disagio mentale è proprio in salita esponenziale. Uno degli studi più recenti che si basa su dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che entro i 75 anni una persona su due andrà incontro a un disturbo mentale. Sappiamo che quando il disturbo mentale esordisce nella sua fase acuta nei giovani, questo è un evento drammatico che colpisce il giovane stesso, la famiglia e la società. Quindi necessitiamo di dare proprio delle risposte. Quindi è proprio all'interno di questa cornice che abbiamo cominciato a pensare, a progettare un centro crisi che è un servizio di prossimità extra ospedaliera in continuità con gli altri servizi. L'obiettivo di questo centro crisi quale dovrebbe essere? Accogliere proprio nell'emergenza una fascia di utenti prevalentemente di giovani, diciamo dai 18 e ai 40 anni. Cercando di evitare laddove è possibile il ricovero, che spesso è traumatico, e dove non è possibile perlomeno ridurne i tempi. Quindi agirebbe, funzionerebbe come un servizio psichiatrico di diagnosi e cura sull'urgenza nelle 24 ore. Che cos'ha di diverso? Ma noi pensiamo innanzitutto all'attenzione sul paziente, anche nel momento dell'accesso di un paziente, quando la priorità è quello di valutare e stabilizzare il paziente e cominciare a fare una valutazione su una terapia farmacologica che è necessaria, lo sappiamo tutti, però che non diventi un bombardamento specifico di 1.000 sintomi sedando il paziente, ma già di capire che paziente abbiamo davanti, se un paziente all'esordio, se un paziente giovane, un paziente che invece ha già una sua terapia farmacologica. Una volta stabilizzato il paziente, dobbiamo aiutarlo proprio nella consapevolezza della propria malattia, del proprio disagio. Una volta stabilizzato il paziente, ci immaginiamo che all'interno di questo centro crisi possano essere avviati subito dei percorsi di riabilitazione e un progetto di cura individualizzato, perché la riabilitazione è fondamentale fin da subito. Il disagio psichico va a inficiare quella che è la funzionalità della persona e noi dobbiamo intervenire subito per evitare una cronicizzazione del paziente. Quindi ci immaginiamo che nel centro crisi non esista solo un personale medico fatto di infermieri e di psichiatri, ma anche di psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori. E anche mi viene da dire volontari formati, più persone noi abbiamo ovviamente adeguatamente formate, più possiamo privilegiare anche una relazione terapeutica uno a uno e renderla più intensiva. E favoriamo anche, dobbiamo favorire proprio la creazione di gruppi di riabilitazione e dare anche un accesso, mi viene da dire, alle famiglie. Le famiglie sono importantissime, sono profondamente isolate nello scenario attuale della psichiatria. Quindi dal centro crisi potrebbero partire anche degli psichiatri che vanno a sostenere le famiglie. Noi non possiamo obbligare il paziente a farsi visitare, ma magari sostenendo le famiglie, chissà che mai il congiunto poi pian piano si avvicini e si faccia curare. Come ce lo immaginiamo in termini concreti? Come una struttura che offra un senso proprio di accoglienza come un'abitazione, ma nel tempo stesso anche di tutela e contenimento come un ambiente protetto, quindi dovrebbe avere degli spazi o dei letti dove il paziente può stare e può riposare, anche soprattutto nei primi giorni, e dopodiché anche degli spazi dove possiamo fare le nostre attività riabilitative, degli spazi dove possiamo favorire dei colloqui, le riunioni con i familiari. E quanto dovrebbe stare un paziente all'interno del centro crisi? Ma io credo non più di qualche mese, poi andrebbe accompagnato con un progetto ovviamente anche al di fuori di questo centro crisi che potrebbe essere un rientro a domicilio e poi il paziente viene seguito con attività riabilitative presso il centro diurno piuttosto che essere inserito in una struttura comunitaria o ancora andare
in un alloggio in semiautonomia. Si spera anche che il centro crisi un po' possa ridurre lo stigma nei confronti della patologia psichiatrica, perché forse offrire un ambiente accogliente dove si ha rispetto proprio per l'individualità potrebbe far cambiare anche un po' l'opinione pubblica rispetto alla malattia mentale, almeno speriamo. Questo è...